questo nuovo video e il video di oggi sarà un video molto molto speciale perché ho qui con me una cosa molto molto speciale. Siete pronte? 3, 2, 1, ta-da! La Naked Heat. Ebbene sì, avevo chiesto qualche giorno fa su Instagram se vi sarebbe interessato un video dove vi parlavo della Naked Heat, ve la facevo vedere in azione e voi avete risposto di sì e quindi eccomi qua oggi per parlarvi di questa palette. Allora, prima di lasciarvi al video dove vi faccio vedere come ho realizzato questo look, voglio parlarvi brevemente un po' della palette. Allora, la palette si presenta così esternamente, ha questa scatola, appunto è diversa rispetto alle solite scatole delle Naked, perché se avete preso le Naked sapete che solitamente le scatole si aprono lateralmente e esce la palette, invece in questo caso no, si apre in questo modo, si sfila e all'interno troviamo la palette, la scatola e cioè il packaging è veramente curato nei minimi dettagli perché nella scatola ci sono questi fiammiferi e dietro ci sono tipo tutte queste rose. Secondo me è veramente curata benissimo e va appunto a richiamare i colori che passano all'interno della palette. La palette esternamente ha tutte colorazioni aranciate, è in plastica, una plastica di buona qualità perché è molto dura e resistente. I colori appunto prevalenti nel pack, per quanto riguarda il pack, sono il giallo e l'arancione, che vanno a chiamare i colori che poi sono all'interno della palette. Andando ad aprire, l'interno presenta un super mega specchio, di un'ottima qualità tra l'altro lo specchio, non è di quelli che vi fa la faccia strana o cose del genere, no, è una qualità fantastica. All'interno presenta anche un pennello doppio, con da un lato un lato un pochino più piatto e dall'altro un lato un pochino più morbido per effettuare le sfumature. All'interno presenta 12 colorazioni, tutte sui toni caldi. E ora vi faccio vedere brevemente swatchate le colorazioni. Allora, partendo da sinistra abbiamo il colore Once, che è una sorta di colore bianco crema, diciamo, che secondo me questo è leggermente satinato ed è ottimo per andare a creare punti luci sotto il sopracciglio. Abbiamo poi il colore Cheater, che è un colore, diciamo, un beigeolino. Poi abbiamo il colore Soulseed, che è un colore marroncino chiaro, è fantastico come di colore di transizione. Abbiamo poi il colore Low Blow, che è un marroncino, oserei quasi dire un color sabbia, secondo me mi ricorda proprio il color sabbia. Poi abbiamo il colore Lumber, che invece è un colore satinato ed è una sorta di colore rossiccio con delle perle doratine al suo interno. Abbiamo poi il colore Heat Devil, che invece è un colore rosso bordeaux, però non proprio scurissimo, diciamo un bordeaux chiaro. Poi abbiamo Dirty Talk, che invece è un colore anche questo metallizzato, e anche questo è invece un colore più aranciato con delle perlescenze rosate al suo interno. Abbiamo poi il colore Sorchid, che ho usato anche in questo trucco ed è meraviglioso, ed è anche questo una sorta di colore aranciato ma con delle perlescenze tono su tono, ma è veramente luminosissimo sulla palpebra. Abbiamo poi il colore Cayenne, che è invece un marrone caldo medio scuro, e un Fuego, che è un bordo scuro meraviglioso, veramente veramente bello. Abbiamo poi il colore Ashes, che è un viola prugna caldo meraviglioso, con il colore Amber, che anche questo è una cosa meravigliosa perché è un colore di base marrone ma al di sopra delle perlescenze bronzo, e secondo me sono veramente dei colori bellissimi. Bene, ora che abbiamo visto gli swatch, vediamo alle mie prime impressioni, la mia impressione personale. La consiglio? Non la consiglio? La consiglio? Dipende dai vostri gusti. Ormai sapete che in commercio ci sono centinaia di palette dei toni caldi, quindi ci sono tantissime palette con tonalità calde. Secondo me è un'ottima palette per quanto riguarda la qualità, perché come vedrete anche durante il corso del video gli ombretti si sfumano che è una meraviglia, non fanno fallout. L'unica cosa è che quando andate a prelevarlo dalla cialda può sembrare polveroso per il semplice fatto che, essendo molto pigmentato, sulla cialda si fa quella sorta di, non so come dire, tipo polverina, ma vi assicuro che non fa assolutamente fallout sul viso. Basta pochissimo prodotto per andare a intensificare il colore. Insomma, qualitativamente è un'ottima palette. Sapete che poi io ho tutte le Naked, amo tutte le palette di Urban Decay, mi ci sono sempre trovata bene, sinceramente, e questa non è l'eccezione, mi ci trovo veramente da Dio. La consiglio? Sì, se magari vi piacciono i colori caldi. La trovo una palette completa?
Sì e no, dipende dai vostri gusti. Se siete quel tipo di persona per cui è essenziale un nero in una palette, no, non è una palette completa perché al suo interno non ha un nero. Se invece siete come me, avete tantissime palette e non vi interessa più di tanto se al suo interno ha un nero o meno, secondo me è una palette abbastanza completa perché al suo interno ha diversi colori di transizione, ha dei colori metallizzati, dei colori opachi, è una palette che potrei portare tranquillamente in viaggio perché anche se non è nero al suo interno ha il colore Ashes, che è praticamente un viola molto scuro, e secondo me può tranquillamente andare a fare la funzione che andare a svolgere la funzione che svolge il nero, quindi andare ad intensificare l'angolo esterno o andare semplicemente a dare una maggiore intensità al makeup. Quindi secondo me è una buona palette, è completa, gli ombretti sono burrosissimi, scriventi fin da subito, quindi a me personalmente è piaciuta, ovviamente è una prima impressione per quanto ho potuto vedere, ma io raramente cambio idea sulle palette, cioè diciamo che magari ci metto un po' di più a capire se mi piace un rossetto liquido o qualcos'altro rispetto a una palette invece che diciamo che a primo impatto lo vedo se sono patchy o se sono polverosi, se non mi piace, se so che è una palette che userò una volta e poi non la toccherò più, e questa vi posso assicurare che è veramente una palette che continuerò ad utilizzare quando vorrò fare trucchi sui toni caldi. Molti mi chiedono se secondo te Sharon è meglio comprare la Huda o la Naked. Dipende anche qui da voi. Sono due palette di toni caldi, questo è vero, ma sono estremamente differenti tra loro. Non sono affatto simili se le guardate, perché la Huda al suo interno ha più rosa e qualche rosso, però principalmente sono tonalità, c'è il dorato, c'è il rosa, insomma tonalità più rosate, mentre ad esempio la Naked Heat ha tonalità più sulla terra, sul colore terra bruciata, bronzo, rossiccio, quindi secondo me sono simili ma molto diverse tra loro, quindi se vi dovessi consigliare una tra le due non saprei proprio che dirvi perché dipende tutto dai vostri gusti. Io vi lascio il video, spero che vi piaccia, non dimenticate di iscrivervi, di seguirmi su Instagram e di attivare la campanella in modo da non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Se vi è piaciuto il video mi raccomando spolliciate, perché così almeno mi fate capire che questo genere di video vi piace, perché sarà una sorta di nuova rubrica dove proverò un po' di cose di novità, quindi fatemi sapere se vi piace e anzi datemi qualche idea giù nei commenti di qualche video di quali prodotti vorresti vedere in azione, provati con voi, come una sorta di first impression. Quindi fatemi sapere, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora, la prima cosa che vado a fare è andare a prendere con un pennello abbastanza ampio il colore Low Blow, che è questo marroncino qua, marroncino medio e caldo, e lo useremo come colore di transizione, quindi vado bene nella mia piega dell'occhio e sfumo, porto per bene anche il colore verso l'angolo interno dell'occhio e sfumo bene verso l'esterno. Questi ombretti, cioè la prima impressione è che sono veramente super super pigmentati, veramente si sfumano che è una meraviglia, scrivono un sacco, infatti bisogna battere bene l'eccesso prima di andare ad applicare il prodotto e non fanno assolutamente fallout, non li trovo particolarmente polverosi. Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from him, send me tonight. I run away. Con il colore Once vado un po' a pulire la mia sfumatura. Ora vado con il colore Heat Devil, che è un colore rossiccio terra di Siena, veramente veramente meraviglioso. Batto bene l'eccesso, vedete, basta poco poco prodotto, e vado a concentrarmi maggiormente nella piega e sfumo. Vabbè,
ovviamente intingendo il pennello, come ad esempio fanno tantissime altre palette che sono molto pigmentate, vanno a crearsi un pochino di un po' di fallout, però non sul viso ma nella palette. Non so neanche bene come spiegarlo con il termine giusto, diciamo. Però comunque, cioè, secondo me è semplicemente perché sono veramente degli ombretti super, iper, mega pigmentati. Quindi per questo. Però secondo me veramente, cioè, non li trovo per niente polverosi una volta che si vanno a stendere sull'occhio. Ora vado ad aggiungere un po' del colore En Fuego, che è questo colore bordeaux, diciamo, un bordeaux abbastanza scuro e caldo. Proprio ne prendo una puntina col pennello e vado ad applicarlo nella mia piega dell'occhio, piano piano. Bene, ora per ora mi stoppo un attimo con le sfumature e quello che faccio è andare a tagliare la mia crease. Per fare ciò useremo il correttore Pro Longwear di MAC, questo è top per quando si vanno a fare le cut crease, e un pennellino super preciso e piccolino, che è anche quello che ho usato nello scorso video, quello che uso per fare tutti i miei cut crease. Bene, ora vado a bagnare il mio pennello con un po' del Dewy Finish di NYX e vado ad applicare il colore Carchid, che è uno dei colori metallizzati della palette ed è veramente bellissimo secondo me. E lo vado ad applicare, lascio l'angolo interno libero e vado verso metà occhio, diciamo, poco dopo l'angolo interno. Non lo porto proprio fino a dove ho tagliato la crease perché voglio lasciare un piccolissimo spazietto, perché secondo me dà un bellissimo effetto, e lo porto fino a metà occhio circa. È già iperpigmentato da asciutto, mentre da bagnato veramente secondo me dà il meglio di sé, tira fuori un sacco di perlescenze meravigliose. E io vi consiglio di applicarlo con un pennellino molto molto fitto, come può essere questo. Questo è piccolo e abbastanza fitto. In questo modo è riuscito ad essere precisi e comunque, essendo le setole fitte, non si va a perdere, neanche le perle non vanno a perdersi. Oppure lo potete applicare con le dita. Pennello, vado a pulirlo leggermente sulla mano e poi vado a prendere un po' il colore Once, che è questo, che è il colore più chiaro della palette. Vado verso l'angolo interno in modo da settare un po' il correttore e allo stesso tempo dare un po' una sfumatina tra i due colori. Invece con un pennello da sfumatura e un po' del colore Ashes, che è questo viola molto molto scuro ma comunque caldo, e vado a portarlo all'angolo esterno del mio occhio. Bene, ora quello che faccio è stopparmi un attimo e andare a creare il mio invisible liner. Come faccio a farlo? Semplicemente vado ad utilizzare lo stesso pennellino piccolo e preciso di prima con il correttore, vado a creare una sorta di riga di liner, però con il correttore. In questo modo andremo a dare questo effetto qua. Quindi vado, non arrivo proprio fino all'interno dell'occhio, ma mi fermo un po' prima dell'angolo interno. Con una salvietta struccante vado lentamente a rimuovere il correttore. Ora tra il colore
colore metallizzato che ho applicato e l'angolo esterno, vado ad aggiungere un pochino di questi glitter qua di Mulac, che sono molto in tema con il trucco secondo me. Non sono volute andarle ad applicare su tutta la parte dove c'è anche il colore metallizzato, perché secondo me è meraviglioso e non volevo andare a coprire la sua bellezza, quindi vado solamente in questa zona qua, che tra l'altro a me è un effetto che piace molto. Glitterini crystal, sempre da una delle palettine di glitter Mulac, e vado a portarli nell'angolo interno del mio occhio. Ora metto le ciglia finte, faccio la base e ci rivediamo dopo. Bene, ho fatto la base, ho messo le ciglia finte, ora finiamo il nostro trucco occhi. Per terminare gli occhi vado ad applicare un po' di Enfuego e Ashes e vado ad intensificare la rima inferiore del mio occhio. Ora per intensificare maggiormente la rima interna vado ad applicare un pochino di matita nera sempre all'interno dell'occhio. Il look occhi è finito, come potete vedere, mi piace molto. Passiamo ora alle labbra. Per quanto riguarda le labbra, anche questo è un prodotto nuovo che mi è arrivato giusto oggi e non vedevo l'ora di provare. Secondo me con questo trucco tra l'altro ci sta da Dio. Sono le tinte labbra Ever di We Makeup. E io oggi con questo trucco ho deciso di applicare la numero 25. Per ora l'ho solo sbocciata sulla mano, quindi non vedo l'ora di applicarla sulle labbra e la applicherò assolutamente senza nessuna matita, perché non voglio andare ad alterare assolutamente il colore del rossetto, che è un bellissimo color cinnamon, secondo me è veramente veramente meraviglioso, cioè è veramente un colore, una sorta di nude un po' caldo. La tinta ormai è asciutta, allora il colore è meraviglioso, cioè io mi sono innamorata, cioè penso che sia un colore super autunnale, super super bello, cioè veramente troppo troppo bello, mi ricorda un sacco il colore cannella. La prima impressione è positiva sicuramente, ma siccome oggi non la testerò, perché comunque, cioè, non devo fare niente, ho solamente fatto questo look, ma poi mi struccherò e non la testerò, comunque vedrete presto la review. E il colore è bellissimo, è anche confortevole sulle labbra, e nonostante io non abbia le labbra particolarmente idratate, anche se ho fatto un piccolo scrub prima, non mette in evidenza tutte le mini pellicine, ok un pochino sì, ma questo lo fanno tutti i rossettini qui di Barra Tinte. Quindi niente, questo è tutto, io spero tanto che il video vi sia piaciuto, se è così mettete like e iscrivetevi al canale, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo, ciao!